Benissimo, cari amici, ben ritrovati dunque sul mio canale, non solo dalla parte di Gabriele Formenti e ben ritrovati dunque su My Tech Passion. Allora, chi mi segue anche su Instagram avrà visto una mia storia recente, ve l'avevo promesso per questo venerdì, siamo dunque a ridosso della presentazione dei nuovissimi iPhone 11 a Cupertino, Apple Park. Saremo in California, non fisicamente, non sarò lì purtroppo, ma insomma, come molti di voi, la guarderò sicuramente in diretta streaming. Ma nel frattempo, dunque, oggi parliamo degli iPhone 11. Questo perché ci sono stati in questi ultimi mesi tanti leaks, tanti rumors, tante anticipazioni. Mai come quest'anno sappiamo davvero quasi tutto su questi iPhone. E cerchiamo di fare un po' un recap di tutto quanto è emerso, perché nelle ultime ore stanno uscendo tante nuove informazioni. Io sto registrando questo video qualche giorno prima della messa in onda e ad oggi cercherò di dirvi tutto quello che noi sappiamo, ovviamente, su questi iPhone. Quindi, prima di iniziare, sigla. Bene, cari amici, ben ritrovati dunque sul mio canale, ancora sotto la parte di Gabriele Formenti. Allora, un video speciale dedicato ad iPhone 11, prossimo evento di presentazione, dunque martedì 10 settembre prossimo, ma dicevamo, su questi iPhone si sa praticamente quasi tutto. Tant'è vero che qui ho un pacco che è arrivato dalla Cina, che adesso aprirò assieme a voi, perché credo che sia un pacco abbastanza importante. Allora, parliamo di anticipazioni. Ovviamente, da dove arrivano queste anticipazioni? Come si fa a sapere come sono fatti questi nuovi terminali? Fino a qualche anno fa era senza, quando ancora non c'erano i social media, quando ancora internet non era così diffusa, era veramente quasi un segreto, era proprio effetto wow la presentazione degli iPhone. Oggi non è più così. Ma da dove arrivano i leaks? Beh, arrivano fondamentalmente dai produttori di terze parti, ci riferiamo in particolar modo ai produttori di custodie, di cover, che molto in anticipo rispetto alla messa in commercio dei terminali devono realizzare attraverso delle forme prestabilite che vengono date dal produttore le proprie cover. E proprio queste cover riveleranno e ci rivelano anche qualcosa di particolare, ma lo dirò alla fine. Il pacco è arrivato dalla Cina, spedizione DHL, molto veloce. Attenzione però, ovviamente, ai dazi doganali e i costi di smistamento dovete metterli in conto. Però, insomma, in 5-6 giorni lavorativi ricevete il prodotto. Allora, lo apriamo assieme e vediamo subito questo bel pacchettino, che cosa ci si rivela. Molto curioso, ci sono altri video di questo tipo, ma insomma mi piaceva portarvi alla conoscenza, diciamo così, di quelli che saranno di fatto, lo possiamo ben dire, i prossimi iPhone. A meno di sorprese, ma in questi ultimi anni non ce ne sono state. Andiamo dunque a vedere. Noi qui abbiamo di fatto i due cosiddetti dummy, mock-up, sono dei prodotti in realtà non funzionanti, che però ci svelano in maniera abbastanza verosimile quelli che saranno appunto i nuovi prodotti. Ne abbiamo uno qui, qui abbiamo il secondo e a questo punto li apriamo. Vi faccio intanto vedere chiusi. Sarebbe bello fossero veri, avrei sotto mano diciamo un paio di migliaia di euro. Il peso devo dire che ha il suo perché. Guardatelo qui, attenzione, questo è il primo modello che vi presento e questo è il secondo. Allora, eccoli qua, guardate, iPhone 11 in colorazione gold, rose gold, bellissima, e iPhone 11 Pro Max. In realtà anche questo si dovrebbe chiamare 11 Pro, perché lo diciamo, i modelli saranno tre anche quest'anno, quindi avremo un modello 11 che deriva dall'iPhone XR, quindi l'iPhone quello con pannello LCD, quello low cost, e mentre gli altri due di fascia più alta dovrebbero chiamarsi rispettivamente iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. E le vedete qui, le dimensioni in effetti sono proprio queste. I prodotti ovviamente non sono funzionanti, nel senso che i tasti si muovono, i tasti, attenzione, sono assolutamente cliccabili,
Però ovviamente non funziona assolutamente nulla. Allora, guardiamoli più da vicino per cercare di capire e fare un po' un recap di quelle che dovrebbero essere le novità sostanziali. Allora, innanzitutto le vedete qui. La più grossa novità, già se ne parlava dai tempi del Mate 20 di Huawei, che per primo, se non sbaglio, proprio ha introdotto questa forma quadrata, questo bump quadrato con la fotocamera, le fotocamere diventano tre. Le fotocamere diventano tre, che significa che finalmente avremo anche una fotocamera grandangolare. Andiamo però nello specifico, ho preso qualche appunto, a capire che cosa avremo in queste fotocamere. Tre fotocamere posteriore, e dunque avremo. Alcune fonti sostengono un grandangolo da 12 megapixel oltre al sensore principale e al teleobiettivo. Queste sono appunto le tre fotocamere, mentre la fotocamera frontale sarà portata fino a 11 megapixel dagli attuali 7. E quindi abbiamo già detto, quindi 14 megapixel, 10 megapixel più appunto una grandangolare. Qui vedete il flash LED, le dimensioni, beh, le dimensioni rimangono le stesse, anche dal punto di vista del design questi iPhone probabilmente lasceranno delusi molte persone. Bisognerà aspettare il 2020 per avere una totale rivoluzione sulla lineup degli iPhone, non c'è il 5G. Non c'è la ricarica inversa, cioè o almeno forse potrebbe esserci la possibilità di ricaricare i due dispositivi come già su Samsung appoggiandoli uno sull'altro e attenzione, secondo questi dummy, secondo questi due prodotti che ho qui sotto mano, due prodotti che assolutamente non si accendono perché non sono funzionanti, come dicevo, come vedete qua abbiamo ancora la porta Lightning e questo è un grande punto di domanda. Perché effettivamente, come sapete, gli ultimi iPad Pro, che peraltro adesso saranno tutti aggiornati con iOS 13, che implementerà tantissimo la potenza di questi iPad, potendo poi connettere anche delle unità di memoria esterne, ma ne parleremo, insomma, vi farò magari un video apposta se siete interessati. Ecco, lì è stata introdotta, anzi, guardate, ce l'ho anche proprio qua, ve lo posso far vedere nel mio iPad Pro, qui è stata introdotta la Type-C che permette, apre un mondo, perché di fatto il paradosso è che Apple ha introdotto la Type-C, l'USB di tipo C, è stata lei a introdurla. Vi ricordate che rumors qualche anno fa nessuno sapeva che cos'era la Type-C, tutti si lamentavano che non c'era l'USB normale, poi di fatto la Type-C è diventata, per quanto riguarda il mondo smartphone, assolutamente la norma, la regola. Sugli iPhone non c'è, e allora cos'è? Probabilmente avremo un cavo USB Lightning Type-C, perché probabilmente avremo la possibilità di collegarlo con un cavo appunto a una presa di corrente a muro che supporterà appunto l'ingresso C. Questo è quello che probabilmente sarà, è quello che probabilmente ci aspetta da questo punto di vista. Ma proseguiamo. Dunque, delle fotocamere, che è la cosa più vistosa, anche la cosa che forse interessa più a questo punto l'utente, abbiamo detto. Probabilmente ci sarà un miglioramento del Face ID. Qui non si può vedere ovviamente il notch perché è spento. Io però ve lo faccio vedere, anzi, non posso in realtà perché sto registrando con il mio iPhone X. Il notch forse il notch rimarrà, quindi niente goccia, niente foro stile Samsung, però forse potrebbe essere più piccolo. Nel frattempo, mentre io vi faccio questa chiacchierata, vi metto anche qualche foto perché in internet trovate tanti concept, tanti, come dicevo, leaks. Effettivamente alcune foto ci presentano un iPhone con un notch molto più ristretto. Comunque, non avremo il sensore di impronta sotto al display. Questo perché probabilmente arriverà nel 2020, non perché Apple non sia in grado di metterlo, perché voglio dire, li troviamo sui smartphone cinesi da poche centinaia di euro, quindi penso che non sia quello il problema a livello tecnologico. La questione è che Apple ha basato tutto sul Face ID per quanto riguarda il suo impianto di sicurezza, riconoscimento, pagamenti, eccetera. Ed è un servizio che funziona davvero molto molto bene. Quindi ci sarà forse un'implementazione del Face ID. La batteria, adesso ne parleremo fra pochissimo.
perché potrebbe esserci comunque una ricarica più veloce, alcune funzioni aggiuntive. Per quanto riguarda la batteria, vediamo allora anche questa foto che adesso vi metto qui in schermo, perché questa foto ci mostra, e questa è uno dei più recenti leaks apparsi qualche giorno fa, ci mostra tre telefoni uno accanto all'altro con quelle che sono le specifiche. Abbiamo dunque iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Come vedete, da 6.1 pollici il primo, 5.8, dunque come l'iPhone X appunto, che io continuo a chiamare X ma bisognerebbe dire 10, 5.8 e poi il più grande, che è appunto anche quello probabilmente più interessante per molti, perché diciamo grande ma oggi insomma le dimensioni non sono poi neanche più così generose rispetto ad altri telefoni, un 6.5 display. Il primo, l'iPhone 11, sarà un LCD, ancora un LCD, gli altri due avranno un display OLED. Abbiamo su tutti e tre il Face ID, il chip A13 Bionic. Per quanto riguarda la RAM, 6 giga nei due modelli, diciamo top di gamma, 4 giga per l'iPhone 11. Delle fotocamere abbiamo detto, quindi tripla fotocamera con appunto la grandangolare. E poi batterie. Allora, nell'iPhone 11 dovrebbe essere da 3110 mAh, in iPhone 11 Pro 3190 mAh e nell'iPhone 11 3500 mAh, che sono comunque sempre pochini tenuto in considerazione delle dimensioni e soprattutto alle batterie cui siamo abituati oggi con polliciaggi, diciamo così, di questo tipo, quindi con polliciaggi più grossi, siamo effettivamente oggi abituati a batterie un pochino più grandi, almeno 4000, se non 4500 mAh. Prezzi, anche qui rumors, ovviamente in dollari, iPhone 11 da 749 dollari, iPhone 11 Pro da 999, iPhone 11 Pro Max intorno ai 1099 euro, che penso sia abbastanza veritiero, perché dovrebbero essere appunto i prezzi più o meno degli iPhone dello scorso anno. Non dovrebbero comunque da questo punto di vista aumentare, anche perché lo ricordiamo, Apple ha vissuto un bel calo di vendite per quanto riguarda l'iPhone nell'ultimo anno. Due modelli dunque molto interessanti, bellissima questa colorazione, la colorazione rose gold è stupenda, ma anche la colorazione black non è per nulla brutta. Innanzitutto guardate, incredibile come è fatto bene, però come sono fatti bene questi mock-up, sembrano davvero dei telefoni, ma sicuro il peso è quello, il peso è proprio quello degli iPhone, probabilmente sono assemblati dalle stesse fabbriche che li stanno facendo, e su questi mock-up, su questi dummy, molte aziende hanno già preparato le loro cover. E proprio grazie a una di queste aziende abbiamo forse da dire una cosa in più. But there was, wait a minute, there is one more thing I forgot about. E sì, one more thing, come tutte le volte capita negli eventi Apple, c'è sempre una cosa in più da dire. Vi ricordate, proprio ho messo uno spezzone, le storiche uscite di Steve Jobs, poi riprese immancabilmente in tutte le presentazioni. Ebbene, quale potrebbe essere questa cosa in più, la sorpresa che Apple riserva? È un mio pensiero, suffragato anche da altri, ma io penso che questi nuovi iPhone potrebbero avere il supporto ad Apple Pencil. Questa potrebbe essere davvero la grande novità di questi due smartphone. Perché dico questo? Vedete qui un'altra foto, perché sono apparse in rete, infatti, proprio delle foto di cover realizzate da un produttore atte ad ospitare una Pencil, o per meglio dire una mini Apple Pencil in stile Samsung. Quindi potrebbero essere come dei Note, potrebbero avere un'interazione con la Pencil. Non avrebbe forse senso la Pencil quella grande, cioè per intenderci questa Pencil, che è quella appunto di iPad Pro, che potrebbe comunque essere ancora utilizzata, potrebbe essere, qualora ovviamente sia supportata da Apple Pencil, si potrebbe chiaramente utilizzare l'Apple Pencil, dell'iPad, ma intrigante sarebbe avere una piccola Apple Pencil da inserire nella custodia, da poter tirare fuori e così provare l'ebbrezza di questa cosa. Sarà vero o non sarà vero? Questa credo sarà la vera grande domanda, la vera grande sorpresa. Per il resto credo di avervi detto davvero, davvero tutto. Se ci sarà la ricarica inversa
Sarebbe stupendo se ci sarà la possibilità di ricaricare magari due telefoni o magari le AirPods, visto che adesso hanno il case appunto wireless, o perché no, magari anche il nostro Apple Watch, poter fare una cosa di questo tipo e ricaricarlo sarebbe, credo, qualcosa di assolutamente grandioso. Insomma, ci sono tante cose che si sanno, ma anche tante che non si sanno, tanti piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Lightning, che potrebbe essere anche quella una sorpresa, magari scomparirà già da questo 2019 con il Type-C. Per il resto, diciamo, la forma è stata svelata, è questa, insomma, il bump quadrato con le tre fotocamere, e anche le dimensioni sono assolutamente queste. Questi sono i prodotti, questi sono degli iPhone in anteprima assoluta, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Max, che vi ho portato qui sul canale direttamente dalla Cina in tempo record, solo per voi, cari amici. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like, supportatemi e soprattutto iscrivetevi al canale. E niente, rimarremo tutti davanti alla televisione martedì prossimo, 10 settembre, per vedere se abbiamo azzeccato almeno qualcuna di queste previsioni. Io sono curiosissimo di sapere se c'è il pennino. Quella potrebbe essere davvero, credo, la notizia, la grande sorpresa per quanto riguarda questo iPhone 2019, che di fatto è uno sviluppo della famiglia XS e XR, sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le dimensioni. È davvero tutto, cari amici. Un saluto e alla prossima. Ciao!